Mister Ettore, c'è stato tanto da soffrire contro il Castelfidardo, il Giulianova però non ha mollato mai al 93esimo questo calcio di rigore che regala un punto prezioso contro una diretta concorrente per la salvezza. Sì, io penso che l'episodio del rigore è avvenuto al 93esimo, però nel computo della partita penso che il pareggio sia strameritato per quello che abbiamo fatto in campo, considerando anche le condizioni climatiche che erano quasi proibitive, e i ragazzi hanno corso e lottato fino all'ultimo secondo in cui abbiamo avuto la fortuna, ma anche e soprattutto il merito, di cercare di trovare il rigore che ci ha permesso di pareggiare la partita. E siamo stati poco cinici, abbiamo avuto tante occasioni, anche nel secondo tempo 4-5, anche se era difficilissimo, ripeto, giocare, però i ragazzi sono stati veramente bravi ad arrivare a costruire 4-5 occasioni, grandi occasioni, dopo aver imbastito delle trame molto, molto buone e molto belle. Si gioca una volta ogni 3 giorni, mercoledì sarà di nuovo campionato, non è facile insomma tenere i ragazzi nella massima condizione. No, non è assolutamente facile, però questo fa parte del gioco. Giochiamo noi, ma giocano anche gli altri. Noi per il momento abbiamo fatto le prime due contro due dirette concorrenti, siamo stati bravi a recuperare 4 punti e abbiamo un altro, almeno penso sulla carta, scontro diretto mercoledì, ce la metteremo tutta per cercare di tornare a casa con dei punti anche da San Mauro. Mister, ci avevate creduto sino al 93esimo? Ci avevamo creduto perché la partita era quasi finita. Quindi prendere gol sul rigore, secondo me è molto dubbio, chiaramente fa rabbia, senza nulla togliere alla partita fatta da Giulianova, qui è in campo molto molto difficile, perché è una squadra che gioca molto sulle seconde palle, scavalca sempre il centrocampo e ti costringe a difendere basso, e poi con giocatori molto prestanti fisicamente era una partita molto difficile, però noi abbiamo lottato, avevamo dei giocatori, non eravamo messi bene perché Radi ha giocato tutta la partita, ma è arrivato venerdì, è la prima partita che gioca, e Enoch è uscito dopo pochi minuti, quindi insomma eravamo messi non bene, però la squadra ha lottato e con un pizzico di fortuna, mi riferisco insomma anche al palo di Ercole, avremmo potuto insomma andare sul 2-0 e a quel punto credo che insomma sarebbe stato più difficile, però era importante fare una prestazione e oggi l'abbiamo fatta e sono contento insomma di quello che insomma hanno fatto i ragazzi, perché come ho detto ho ottenuto su un campo molto molto difficile. Ecco, lei diceva appunto che avevate avuto l'occasione anche del 2-0, avevate anche difeso molto bene, Giulianova vi costringeva a bassi ma la linea difensiva aveva mantenuto molto bene. Sì, secondo me abbiamo rischiato più il primo tempo che non il secondo, quindi è chiaro che qualcosa si concede, però ripeto, il primo tempo c'era stata qualche occasione, il secondo tempo occasioni limpide non ne ho viste, però chiaramente insomma loro cercavano sistematicamente Tozzi Borsoi e poi insomma è venuto fuori questo rigore che, ripeto, vorrei rivedere, ma oramai tanto non conta nulla, però chiaramente dispiace, perché per un rigore molto dubbio c'è sfuggita una vittoria che a quel punto era quasi in tasca.